già detto ringraziamento del sindaco e dalla collega, e ringraziare per gli interventi la signora Geli, l'amico Pino che è sempre impeccabile, è un cuore grande, lo dimostra spesso e volentieri, non solo con noi ma in generale. Parlava prima il sindaco di lotti funzionali, che verrà diviso questo intervento in lotti. Diceva il sindaco appunto che non bastano i soldi, ma perché è cambiato anche lo scenario nel corso del tempo, anche perché c'è stato un controllo da parte della sovrintendenza, è cambiato il sovrintendente durante gli anni, e ci sono stati dei controlli e quindi sono state aggiunte delle lavorazioni anche diverse rispetto al progetto iniziale, che comunque quando si parla di sovrintendenza le lavorazioni sono lavorazioni molto costose, i materiali sono molto costosi, parlando di un edificio storico, quindi è chiaro che i soldi non possono bastare. Quindi sono d'accordo con la signora Geli che dice che la burocrazia non dico che va passata, però dobbiamo essere bravi noi a non incartarci con la burocrazia. Ha compreso benissimo il mio pensiero, chi non comprende peggio per noi. L'ho detto io prima. Perché più teste ragionano sempre meglio, magari possono uscire fuori delle idee diverse, nonostante noi facciamo dei tavoli tecnici invitando anche tecnici esterni, come diceva benissimo Antonella, vengono soltanto per passione, non per soldi, per passione, a darci delle idee, delle soluzioni, perché il palazzo municipale è di tutti, è la casa comunale, ci sarà un motivo se si chiama casa comunale, è la casa di tutti. Chiaramente anche a me piace il cuore, sarebbe io, pur non essendo di Cologno Superiore, però mi sono cresciuto in quelle quattro mura, perché prima di me c'era mio padre che ha vissuto una vita all'interno e quindi conosco bene e so io quanto mi fa male vederlo in quello stato. E non poter ora amministrare l'amministratore all'interno di quelle quattro mura, credetemi, è una coltellata. Però noi facciamo di tutto, siamo presenti su ogni cosa, discutiamo in continuazione, cerchiamo ora di completare questi lavori. Il contenzioso che parlava il sindaco prima, no? E che faceva anche magari in modo provocatorio anche la signora Genzi, non porta niente il contenzioso, perché non fa altro che allungare i tempi. Quindi noi cerchiamo sempre, come diceva Pino, la pace, ok? Chiaramente non dobbiamo essere fessi in questa partita, quindi dobbiamo essere vigili e costanti nel fare le cose e trovare una soluzione. Abbiamo provato già una soluzione per quanto mi riguarda, vediamo se tecnicamente riusciamo a metterla a, come dicevamo prima, sui lotti funzionali, a fare un altro lotto funzionale, cioè delle lavorazioni di completamento dell'edificio che porteranno poi alla fine chiaramente nella fruibilità dei locali, per riportare l'edificio in Cologno Superiore comunque, perché il comune rimarrà sempre qua. Sempre, nessuno lo toglierà, perché questa è la casa comunale, è solo a Cologno Superiore. Però si può non capificare, non è una cosa.